Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi parliamo di cose veramente veramente interessantissime per quello che riguarda il nostro Fortnite. E non sto parlando di briciole ragazzi, sto parlando del nuovo aggiornamento della patch 4.3 che ben presto vedremo arrivare sui nostri dispositivi e che garantirà davvero un'esperienza di gioco ancora più alta rispetto a quello che già conosciamo. Hanno deciso, ragazzi, giù nel team di Epic Games di migliorare in base alle segnalazioni degli utenti. Hanno davvero ascoltato in questa patch noi giocatori e hanno quindi adeguato un sacco di cose e mantenuto altre cose in base a quello che gli veniva detto. Partiamo subito, ragazzi, con il controller. Questo quindi per chi gioca o da console o che ha interfacciato il controller sul PC. Hanno migliorato il sistema per far combaciare, costruire e muoversi durante le partite di Fortnite. Questo vuol dire che se noi facciamo caso alla modalità Builder Pro che c'è quando andiamo nelle impostazioni del controller, riusciremo con la nuova patch ad avere molti meno impedimenti per quello che riguarda i passaggi veloci tra costruzione, correre, sparare, costruire, insomma, un miglioramento netto. Adesso non ci spiegano bene come, ma qualcosa che potrà aiutare un sacco i ragazzi che utilizzano questa modalità. Tra l'altro, avevano notato anche un problema. Leggo che dicevano: a volte, dopo aver passato rapidamente ad un edificio, l'edificio non si posizionava quando premevamo il pulsante. Sinceramente, questa cosa è capitata anche a me su console. Se switchavo arma edificio, cliccavi e non andava giù l'edificio. Con questa patch, ragazzi, sistemeranno anche questo problema. C'è anche da parlare, ragazzi, del turbo building, che è una modalità per costruire molto più velocemente, diciamo riservata ai pro builder della costruzione di Fortnite. Praticamente c'era un problema che hanno risolto qua. Io chiedo a voi se per caso l'avevate notato. Uno dei problemi era che quando volevi annullare l'edificio per passare in rassegna con gli oggetti che avevi nel quinto slot, quindi le trappole, la jump, il falò, non si poteva fare perché c'era un impedimento proprio a livello tecnico e quindi dovevi tornare indietro, riprendere l'arma, riandare sul consumabile del quinto slot e poi mandarlo giù o usarlo come volevi. Risolto anche questo problema, ragazzi, dovrebbe essere tutto a posto. Cioè, tra l'altro ci dicono che nel turbo building hanno sistemato anche, hanno abbassato il tempo di costruzione, cioè la prima volta che si inizia a costruire, quindi quando butti giù il primo muro, ci ricordano, ci vogliono 0,15 secondi. Ma da adesso, quindi dalla patch 4.3, quando andremo a costruire i muri attorno, oppure le scale, o comunque qualsiasi altro elemento che decidiamo di posizionare, il tempo di costruzione si abbassa drasticamente, quindi da 0,15 secondi per la prima posizione a 0,05 secondi, quindi sarebbero 5 millisecondi per la costruzione di tutte le altre strutture, ovviamente mantenendo, non switchando, ecco, continuando a costruire uno dietro l'altro. Ci sarà anche un sacco di roba interessante per quello che riguarda, ragazzi, il building personalizzato. Cosa vuol dire il building personalizzato? Vuol dire che siccome hanno ricevuto davvero un sacco di segnalazioni da parte degli utenti che gli dicono perché non possiamo associare le azioni, io credo che parlino per quelli con il controller, a qualsiasi pulsante, allora loro hanno detto: risolviamo anche questo problema. Quindi credo che per chi giocherà con il controller dalla prossima patch si potrà personalizzare totalmente qualsiasi pulsante, quindi ogni tasto potrà essere assegnato ad un'azione ben specifica. Cominciamo a parlare
delle cose più interessanti, ragazzi, perché io sono un giocatore da PC. Spero che, credo che molti di voi giochino da PC, quindi, ragazzi, allora, innanzitutto c'è una novità che, almeno per quanto mi riguarda, apprezzo tantissimo, perché adoro questa modalità, ragazzi. Sembrerebbe. Allora, le parole dicono così, così non dico parole mie. Loro dicono: vi abbiamo sentito parlare del vostro amore per le 50 versus 50. A me sinceramente piacciono tantissimo e al momento stiamo valutando un'opzione di mantenere questa modalità fissa nel gioco. Adesso credo che debbano ancora decidere un paio di cose, ma sembrerebbe, ragazzi, che non toglieranno più la 50 versus 50. Io credo che a loro non costi niente tenerla su e credo che sia veramente una modalità meravigliosa e che anche per noi ci possa, diciamo, aiutare, soprattutto se dobbiamo fare delle missioni e non abbiamo dei compagni di squadra disponibili nel momento in cui le dobbiamo fare. Ad esempio, mi viene in mente Killa con la trappola, per dire: vado a giocare nella modalità in squadra, mi prendo un gruppo di nemici, drunk, ne tiro giù, li metto sotto la trappola ed è bello che è andato, ragazzi. Quindi GG per mantenere la modalità 50 versus 50. Allora, qua andiamo avanti ancora, ragazzi. Qua si sale sempre, si cuoce bene come le bistecche sulla brace. Solo showdown, ragazzi. Visto che c'è stato veramente un interesse globale dei giocatori verso la modalità che hanno fatto quella duello, quindi una modalità competitiva dove si potevano vincere dei premi, stanno preparando una serie di eventi, ovviamente LTM, che sarebbe Limited Time Mode, eventi a tempo limitato, che garantiranno premi in base ai piazzamenti dei giocatori. Loro dicono che sono stati contentissimi di come è andata la modalità duello e quindi continueranno a proporci delle sfide, degli eventi a tempo limitato a premi. Quindi, diversamente da quello che potrebbe essere il Solid Gold, il Blitz Mode, insomma, quegli altri eventi che ci servono per magari testare nu armi nuove o semplicemente variare un po' il gioco. Quindi aspettiamoci, ragazzi, un bel po' di roba che ci garantirà o i V-Bucks o addirittura dicono degli oggetti unici. Allora, lui dice: oh, vabbè, qua c'è un'altra cosa. Allora, ci sarà una modalità che si chiamerà Playground. Allora, come funziona il Playground, ragazzi? Dunque, lo spawn delle armi e dei forzieri sarà un po' ridotto rispetto alla modalità che già conosciamo. Dobbiamo, penso che sia molto più veloce anche la safe fino a che non arrivi ad un punto dove si ferma, quindi non continua a stringersi. Diciamo che arriva un momento che la safe è quella, non dico che sia grandissima, ma rimane bloccata. Da lì, ragazzi, dovremmo andare a cominciare a fightare. Bisogna capire bene cosa cambierà, perché non è che è molto chiaro quello che cambierà rispetto allo spawn delle armi e degli oggetti, ma per la prima volta, ragazzi, in Fortnite, quello che conosciamo noi, Battle Royale, verrà abilitato il fuoco amico. Ma non dovete preoccuparvi, dicono. Quindi, ragazzi, il fuoco amico, per chi non lo sapesse, cioè, se io sparo e prendo il mio compagno di squadra, lo danneggio, in poche parole. Però verrà implementato anche un sistema di respawn. Quindi io credo che loro si stiano avvicinando un pochettino a un modo di gioco che abbiamo già visto anche in altri FPS, cioè chi fa il maggior numero di kill vince, quindi probabilmente si potrebbe giocare magari in quattro squadre, magari in due squadre. Comunque staremo a vedere, sarà una roba molto molto interessante. Infatti anche loro dicono: non vediamo l'ora di buttare dentro sta modalità perché vogliamo vedere come vi comportate. Hanno ovviamente, ragazzi, sistemato tantissimo anche il compartimento prestazioni. Praticamente loro vi do un'infarinatura generale perché sono robe tecniche che magari non vi interessano neanche. Allora, hanno abbassato da 15 a 30 secondi, quindi o 15 o 30 in poche parole, il tempo di ingresso in gioco per i giocatori di PlayStation. Tra l'altro, hanno migliorato e potenziato la frequenza di risposta dei loro server, il che, tradotto in soldoni un pochettino più veloci, vuol dire che per tutti l'ingresso nei match dovrebbe essere del 50% più veloce rispetto a quello attuale.
hanno praticamente, loro dicono, sistemato il precaricamento, cioè hanno dato un precaricamento prima dell'ingresso in gioco degli oggetti, ad esempio delle skin personalizzate, delle armi o di tutte le cose grafiche, in modo che noi e il nostro computer, il nostro dispositivo, non debba appesantire per un caricamento. Tra l'altro hanno fatto anche una meraviglia per quello che riguarda la fluidità del gioco, anche per esempio nei momenti più concitati, quindi magari stiamo combattendo, per dire, nel 50 versus 50. Questo è capitato anche a me di sentire alcuni di voi che dicevano: Xuder, a me mi lagga le 50 versus 50. Lì dipende molto dalla vostra macchina, ragazzi, a me non lagga, per dirvi, però molti di voi hanno riscontrato questo problema. Allora, il team di Fortnite, ragazzi, ha fatto un lavoro mastodontico che noi purtroppo non potremo vedere, perché non lo possiamo vedere mentre giochiamo, ma hanno dato la priorità nel precaricamento degli elementi grafici a tutti i giocatori che giocano, diciamo, un po' più rush, tra virgolette, quindi se sei proprio nell'azione, mentre tutti quelli che giocano stealth, che giocano col cecchino, che sono fuori dai combattimenti, avranno gli elementi grafici caricati in maniera un pochettino, un bel po' diversa. In realtà non sappiamo, io non so ancora bene come dirvi con precisione come sarà la modifica, però questo serve per dare più spazio ai loro server di precaricare gli elementi grafici per noi giocatori che stiamo rushando e non farci rallentare, quindi garantire una fluidità di gioco incredibile. Qua, ragazzi, un applauso, perché hanno fatto un lavoro meraviglioso. Peccato che noi, giustamente, da giocatori non lo vedremo, però è una figata. Come dicono, hanno appunto migliorato anche le prestazioni dei server, è migliorata la reattività, anche proprio il tempo di risposta, il ping si chiama, delle nostre azioni alle azioni riproposte sul nostro personaggio. Allora, e qua ci saranno poi altre modifiche. Questa era tutta una roba un pochettino più tecnica. Allora, dalla versione 4.3 della patch, ragazzi, cambieranno invece a livello grafico, ad esempio, i marker. Quindi loro dicono: sappiamo che siete soddisfatti, perché chi si ricorda, prima il marker è il punto, quello che metti nella mappa, in poche parole, prima ancora non erano così visibili, adesso li hanno fatti meglio da 3 o 4 aggiornamenti fa. Adesso, ragazzi, dicono: stiamo studiando i modi per visualizzare un marker nel mondo, quindi nella mappa, e per consentire una navigazione più semplice in tutta l'isola. Quindi, ragazzi, ulteriore miglioramento sul marker, sia per noi che per i nostri compagni di squadra. Altro miglioramento, ragazzi, per la schermata della vittoria reale. Loro giustamente dicono: una delle cose, forse la cosa più bella di Fortnite, ragazzi, è la vittoria reale. C'è ben poco da dire, cioè, quando uno vince c'ha una soddisfazione incredibile, meglio dei cavalli quando gli dai lo zuccherino. Quindi hanno detto che implementeranno e renderanno ancora più grandioso lo schermo conclusivo nel caso facessimo una vittoria reale. Non ci dicono però che cosa inseriranno. E ancora, ragazzi, un sacco di migliorie per quello che riguarda invece la minimappa. Come sapete, ragazzi, dall'aggiornamento 4.0 4.1 finalmente abbiamo la possibilità di zoomare nella mappa. Loro dicono: sì, bellissimo, vi abbiamo dato la possibilità di zoomare la minimappa, cioè dalla minimappa di zoomare fino praticamente ad arrivare sotto a quello che vi interessa, ma purtroppo la qualità è veramente ridicola, ed è vero, cioè sgrana di brutto. Quindi con questa patch verrà migliorata, ragazzi, la risoluzione per renderla il più high possibile, quindi la più alta possibile, anche per uno zoom estremo, in modo proprio da entrare nel dettaglio, per dire, di una città, se volessimo dire ai nostri compagni di atterrare con precisione, scusate, in una casa prestabilita. Allora, ci saranno anche degli aggiornamenti, ragazzi, per quello che riguarda il capire dove sta un nemico, se sopra o sotto, durante le partite magari giocate per dire a Tilted Towers, quindi a pinnacoli pendenti. Loro dicono: ci rendiamo conto che non è ancora facile capire se, cioè, se noi siamo su un palazzo di pinnacoli pendenti che ha 3 piani e sentiamo che ci sono le persone, cioè o abbiamo le cuffie super power e quindi dice ok è sopra, ok è sotto, o altrimenti, ragazzi,
Il problema è che non si capisce bene dove siano i personaggi, quindi loro sistemeranno anche questa cosa e renderanno molto più chiaro il fatto di capire se chi è nella nostra stessa casa sta sopra o sta sotto. Ultime battute finali, ragazzi, sistemeranno, anzi implementeranno delle funzioni anche nel replay, quindi ci sarà una nuova telecamera che potrà, allora lui dice, allora innanzitutto ci sarà una nuova telecamera che seguirà un gruppo di persone rispetto alla persona singola, e già qua è una figata perché magari stiamo giocando in team, vogliamo fare una ripresa dall'alto del team, abbiamo una telecamera dedicata, ma poi metteranno anche degli altri elementi grafici, tra cui, per dire, la scia dei proiettili. Io immagino già che per chi fa ad esempio gli short film utilizzando il replay, vedere la scia del proiettile è una figata. E poi ottimizzeranno anche i nomi dei giocatori per evitare le sovrapposizioni qualora le volessimo utilizzare nella funzione replay royale. Beh ragazzi, vi ho un po' stufato, questo era tutto quello che riguardava l'aggiornamento della patch 4.3 di Fortnite, che arriverà veramente a brevissimo, quindi si prevede un massiccio update che migliorerà tantissimo la nostra esperienza di gioco. Io ragazzi vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le news relative a Fortnite e a Fortnite per Android. Noi ci vediamo presto, ciao!